buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi vi voglio parlare della pachira acquatica, un esemplare di pianta sempreverde d'appartamento, molto particolare. Sono piante tropicali che hanno queste forme stravaganti e hanno anche la caratteristica di avere il tronco intrecciato. Ovviamente in natura non si trova intrecciato, viene intrecciato dai coltivatori, poiché nascono da un germoglio che si sviluppa in altezza con questo grande fusto malleabile e quindi lavorabile dai coltivatori, intrecciandolo e quindi rendendo più bella e particolare questa pianta alla vista. Hanno bisogno di molta luce, hanno bisogno di molta acqua da non esagerare e hanno bisogno di un buon concime per piante verdi che contenga una buona quantità, una buona titolatura di ferro. Sono piante che hanno queste foglie vigorose quasi a stella marina e che finiscono in maniera appuntita e si ergono verso la luce come a tendere le braccia verso il cielo. La particolarità del tronco spesso viene utilizzato nella simbologia anche come unione salda, come buon auspicio, e quindi averla in casa a volte rende anche l'energia dell'ambiente un po' più leggera, positiva. Si collocano benissimo anche in alcune verande, magari coperte o filtrate dalla luce del sole, e che non siano molto fredde. Hanno bisogno di una innaffiatura regolare senza inzupparle, ma mantenendo sempre costante l'umidità nel terreno. Sono degli esemplari molto resistenti e particolari.